Non solo televisori, Hisense produce anche smartphone Android e questo merita sicuramente la vostra attenzione. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nella recensione di Hisense Zero 5, smartphone Hi oppure Hisense Zero 5, non so bene come dovrei chiamarlo, oppure Hisense Zero 5, chiamatelo come volete. Fatto sta che questo è il secondo smartphone di Hisense che recensiamo qui su Android World. Il primo, dobbiamo dire, non era andato particolarmente bene, ho voluto dargli una seconda chance e devo dire che sono contento di aver fatto questa scelta. Questa è la confezione di questo Zero 5. All'interno abbiamo la manualistica, una pellicola da applicare con panno e accessorio per l'applicazione che onestamente non ho voluto applicare. Queste cuffie stereo clone di quelle che Apple faceva ormai parecchi anni fa. Un alimentatore molto compatto da 1 A e un cavo USB, micro USB. Rimetto tutto dentro. E porto sotto la telecamera il nostro Hisense Zero 5, forse Zero 5 sarebbe più corretto, ma non importa. Cover in retro, cover plastica un po' cheap probabilmente al tatto, design anche non particolarmente intrigante o studiato, la cover si può rimuovere. E sotto abbiamo una batteria da 2500 mAh, uno slot per la micro SIM e uno slot per la micro SD, quindi non è uno smartphone dual SIM. Sulla parte sinistra abbiamo questa porta micro SD, sul lato sinistro secondo me non è esattamente il posto migliore dove mettere questo connettore, tant'è che lo troviamo qui. Jack audio da 3,5, bilanciere del volume e tasto di accensione, forse un po' troppo a filo qui. Il click è abbastanza buono, ma forse potevano essere un pochino più sporgenti. Fotocamera da 8 megapixel, secondo microfono e singolo LED flash e qua sotto lo speaker. Lo smartphone qua sotto purtroppo, come poi vedremo, è completamente piatto. Frontalmente abbiamo questo display 5 pollici, di cui adesso vi parlerò, ma poi abbiamo qua su una capsula auricolare, quindi è solo capsula auricolare, non so se lo vedete, vediamo, ecco qua in controluce. Fotocamera da 2 megapixel e qua sotto tre tasti soft touch, retroilluminati, la cui retroilluminazione ovviamente funziona anche in base alla luce ambientale, in questo caso è molto alta e quindi non si vedono un granché. Sì, comunque a prescindere non hanno una illuminazione molto forte. Anch'io la prima volta mi sono domandato se fossero davvero retroilluminati o meno. Dimensioni 143,5 71 8,9 mm di spessore. Come ho già commentato, design frontale non male, design dietro probabilmente un po' anonimo, un peso di 133 grammi, abbastanza equilibrato. Nessun LED di notifica purtroppo, schermo 5 pollici, risoluzione 1280x720 pixel, una buona luminosità automatica, schermo IPS, buoni colori, forse gli angoli non al massimo. Devo dire che poi le luci dello studio qui hanno sempre un effetto di amplificazione dei difetti degli smartphone, ma vi posso dire che gli angoli sono buoni, meno buoni di altri smartphone con schermo IPS che ho visto. Però a parte questo, lo schermo ha una bellissima luminosità e dopo l'aggiornamento di cui poi vi parlerò, ha guadagnato veramente tanto in rapidità della luminosità automatica. Guardate quanto alta può essere la luminosità manuale, veramente tantissimo, e anche quella minima invece può essere molto bassa, il che è molto buono. Rimetto la luminosità automatica perché, anzi no, facciamo. Allora, adesso vi spiego perché è riapparso il tutorial. Faccio un excursus. Ok, mettiamola manuale a un valore abbastanza alto per favore di camera. Questo qui era apparso un tutorial perché? Perché questo smartphone viene venduto con Android 4.3. Proprio pochi giorni fa, anzi no, in realtà proprio ieri, ho scoperto la mattinata di ieri che c'era l'aggiornamento a KitKat, ma non viene segnalato dallo smartphone. Bisogna andare sul sito, scaricarselo, scompattarselo, trasferirlo per forza sull'SD, riavviare lo smartphone tenendo premuti i tre tasti e l'aggiornamento si avvierà. Quindi abbastanza semplice, ma non proprio a prova di noob, come direbbero invece i geek. Quindi se non avete idea di cosa ho detto, magari dovrete farlo fare a qualcuno che di smartphone ne sa un pochino di più l'aggiornamento, giusto per essere sicuri. Quindi c'è un aggiornamento a KitKat, nonostante Hisense non lo sponsorizzi e vada cercato sul sito ufficiale di Hisense Italia.
L'aggiornamento c'è, però attenzione, cancella tutto. Quindi, dopo che io avevo fatto una lunghissima prova di questo smartphone, veramente l'ho provato anche più a lungo di quanto solitamente provo uno smartphone, ho installato l'aggiornamento e ho perso tutto. Quindi adesso mi sta facendo rifare un po' i tutorial di qualsiasi cosa. L'esperienza d'uso è leggermente migliorata. Quello che è migliorato maggiormente, come ho detto, è la velocità della risposta della luminosità automatica, che prima era veramente un po' pigra, adesso invece è fulminea. Processore Snapdragon 400 quad core da 1,2 GHz, 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna espandibile tramite una micro SD. Si può utilizzare la micro SD come scheda di memoria predefinita. Come scheda di memoria intendo proprio lo spazio dove installare le applicazioni, dove i contenuti devono andare a salvarsi di default, il che è molto comodo e solitamente è una prerogativa dei processori MediaTek, invece lo abbiamo anche su questo Snapdragon. Connettività, lo vedete, LTE 4G segnala il tipo di connettività allo smartphone anche quando siamo connessi in Wi-Fi come ora, Wi-Fi BGN, Bluetooth 4.0. Se andiamo nelle impostazioni vediamo anche che è anche presente l'NFC. Ora io non l'avevo tenuto abilitato, ma è presente anche l'NFC. Se invece andiamo nelle impostazioni relative alla batteria, vediamo come non sia presente nessun risparmio energetico, il che è un po' un peccato, onestamente. Accensione automatica on-off, altra funzione che solitamente troviamo solo sugli smartphone di MediaTek. Questa volta la troviamo anche su uno smartphone Snapdragon, il che è abbastanza smart se vogliamo, perché è un buon modo per programmare l'accensione e poi far suonare la sveglia poco dopo. Quindi possiamo utilizzare questo smartphone come sveglia. Una cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che la home giri. Secondo me dovrebbero farlo tutte le interfacce, anche perché lo schermo è molto ampio e per molte persone può essere molto comodo avere l'interfaccia girata in quest'altro verso. A me è piaciuta molto questa cosa. Andiamo, mi starei facendo rifare anche il tutorial della tastiera. La tastiera, tra le altre cose, è la Touchpal X, quindi anche una tastiera di un certo spessore, se vogliamo, ovvero una tastiera che permette di fare molto, che funziona bene, molto personalizzabile. Secondo me, a mio giudizio, una buona scelta quella di integrarla al posto di quella di Android Stock. Tra le altre cose, era già presente su Android 4.3 Jelly Bean, ma non era di default, è diventata di default dopo che ho aggiornato a KitKat. Ok, ha finito ora di caricare. Doppio tap, un attimo di panico. Tra l'altro, il browser. Allora, qui il browser mi sta veramente remando contro. Perché? Perché è uno dei punti in cui mi sono trovato meglio con questo smartphone. Però, purtroppo, come vedete, anche lui in certi casi ha qualche rallentamento. In questo caso, decisamente più di qualche rallentamento. In questo caso è un rallentamento che, tra le altre cose, rende abbastanza snervante anche l'utilizzo più classico. Quindi, a volte i rallentamenti di cui parlo io sono quelli che appaiono quando faccio lo scroll folle. Allora, proviamo a liberare un po' di memoria perché c'è veramente di tutto aperto e vediamo se il problema era riconducibile a questo oppure se magari può essere riconducibile alla grossa pubblicità che c'è sullo sfondo di Repubblica.it. Aspettiamo che finisca di caricare, vediamo così se avendo chiuso un po' di processi qualcosa cambia. Io ho i miei dubbi che possa cambiare, però ok, sembra già un po' meglio in realtà. Quindi aspettiamo, aspettiamo con tantissima pazienza. Ok, beh, un po' meglio è sicuramente, non è perfetto come lo è stato durante buona parte della mia prova, in cui invece è stato un ottimo compagno. Comunque, alla fine questo è, quindi è un browser che io vi dico essere un ottimo browser, ma che nonostante tutto può dare qualche problema, anche perché abbiamo provato con la dovuta calma su Repubblica.it e qualche problema lo ha sicuramente dato. Musica purtroppo è questo player orrendo che secondo me andrebbe veramente abolito di Android Stock, di una bruttezza veramente incredibile. Il volume è abbastanza buono, la qualità è soltanto nella media, peccato che poggiandolo su di un piano il suono si attutisca abbastanza, si attutisce ovviamente ancora di più se il piano è morbido, come per esempio un cuscino, un divano, il letto.
L'essere completamente piatto in questa posizione non aiuta affatto la riproduzione musicale. Abbiamo una Adreno 305 per quanto riguarda i giochi. Ho paura che Asphalt 8 mi farà rifare il login perché non mi pare di averlo più riaperto da ieri, dopo che, come vi dicevo, ho fatto il reset. Infatti sta verificando i file, suppongo che... Dovete avere un attimo di pazienza, guardando il mio famosissimo tavolo bianco. State sentendo la musichina di Asphalt che si apre. Solo un secondo, questa è la musichina dei dati che si vogliono ripristinare. Ok, aspettiamo solo un secondo. Ok, ce l'abbiamo fatta finalmente. Dopo un po' di peripezie dovute, come vi dicevo, all'aggiornamento che mi ha perso tutto. Che pazienza. Ok. Mossa assolutamente spettacolare, il framerate come avete visto non era altissimo, ma il gioco risultava comunque godibile, si riusciva a fare tutto abbastanza tranquillamente. Non vi ho fatto vedere intanto la home che ha degli effetti che possono essere personalizzati andando qui in preferenze di lancio, anche se con queste traduzioni che non sono propriamente il massimo, comunque... anche solo attentoni riuscirete a fare quello che volete fare. Un'altra cosa, nel drawer delle applicazioni purtroppo non è più presente, era presente invece in Jelly Bean la possibilità di riordinare le applicazioni a piacimento. Adesso infatti non volevo fare questo, volevo solo farvi vedere che non è più possibile scegliere come ordinare le applicazioni. Quindi le applicazioni si ordinano così e fine. Forse è meglio installare un drawer alternativo. Anche per mantenere questa funzionalità che a me piace, ma che appunto è possibile mantenere con drawer alternativi. Ancora vi faccio vedere l'interfaccia della fotocamera. Purtroppo non ho nessun pupazzino o papera oggi da fotografare, quindi fotografo la scatola dell'iSense. Abbastanza veloce a scattare, è una versione lievemente modificata della fotocamera di Android stock. Sì, diciamo di Android stock, potete comunque installare la Google Fotocamera dal Play Store, che può essere una buona soluzione. Ci sono abbastanza opzioni, le foto sono 8 megapixel in 16 noni. Ci sono degli effetti da applicare, anzi, delle impostazioni da applicare. Sono molto manuali, cioè dovete fare molti tentativi. Vedete, livello, non c'è una barra da trascinare, che sarebbe stata molto più comoda, assolutamente molto più comoda rispetto al resto. Torno indietro, le foto come vengono scattate? Beh, allora, benino per il tipo di smartphone che è, forse un po' appannate, devo dire, anche da qui lo si intuisce, ho fotografato questo computer. La foto ha buoni dettagli, ma a mio giudizio è venuta un po' appannata, quindi forse si poteva fare un pochino meglio da questo punto di vista. Per quanto riguarda la riproduzione dei video, abbiamo un software a parte. Quindi eccoci qua, non funziona in 4K, non funziona in 2K, quindi vado a bomba sul Full HD.
Eccoci qua, ok, quindi abbiamo visto una riproduzione fluida di video in Full HD. Altre applicazioni, abbiamo un firewall per bloccare chiamate indesiderate, abbastanza comodo, un software per impostare delle chiamate veloci, abbiamo la radio FM, eccola qua, mal tradotta con trasmissione FM, aggiornamento di sistema, ma poi abbiamo visto che l'aggiornamento non si poteva fare tramite questo software, anzi non veniva neanche segnalato, un semplice file manager. E da qualche parte, eccolo qua, WPS Office, che è l'ex Kingsoft Office, che tra l'altro è ancora presente, che anche questo non funziona male, anzi l'ultima versione è anche abbastanza gradevole alla vista. Faccio la telefonata di prova portando fuori lo smartphone e avviando la chiamata in viva voce. Non ho avuto problemi di chiamata, un ottimo segnale, veramente una robustezza molto buona per quanto riguarda la parte radio di questo smartphone. Con radio si intende ovvero la capacità di rimanere collegato alla rete dati dell'operatore, sia 3G, 4G, devo dire mi sono trovato bene, avete visto è passato in 3G per fare telefonata e poi è tornato molto rapidamente al 4G. Quanto costa questo smartphone? Questo smartphone è stato venduto. È stato messo in commercio a 199 euro da Hisense, in realtà a fine dell'anno scorso, quindi non siamo arrivati velocissimi su questa prova, ma siamo riusciti a provarla solo ora, non abbiamo comunque voluto tirarci indietro, visto che lo smartphone rimane abbastanza attuale, anche se il peso dei mesi e dell'innovazione comunque si fa sentire. È uscito lo Snapdragon 410, non che le prestazioni siano molto diverse, ma come dire, si nota che non è uno smartphone del 2015, ma uno del 2014. Poco male, è un buono smartphone. L'unica cosa, soffre della concorrenza di altri smartphone nella stessa fascia di prezzo. Merita considerare questo smartphone, ma considerate comunque anche gli altri, perché purtroppo, come ho potuto verificare in rete, il prezzo di questo Sero 5 in realtà non è diminuito particolarmente ed è sempre abbastanza vicino ai 199 euro del suo lancio a fine dell'anno scorso. Per questa recensione è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.